Questa mattina ha dichiarato di non aver saputo niente del blitz ieri in stazione centrale, non c'è dialogo tra comune e prefettura? No, non è che c'è dialogo, normalmente c'è, su questa iniziativa l'abbiamo saputo l'ultimo momento, quindi io voglio essere tranquillo e avere il tempo giusto prima di dare giudizi, voglio parlare col questore. Dico due cose, uno è certamente un maggior controllo sulla stazione centrale e su piazza Duca d'Aosta e quanto i milanesi vogliono, ma altrettanto centralmente iniziative del genere devono essere concordate e devono essere gestite assieme, dico solo questo, per cui non posso, non voglio dire di più finché non ho incontrato il questore e non ho ritenuto neanche di chiedere un incontro così in 448, un po' perché abbiamo tante cose da fare e in secondo luogo perché è molto meglio essere non vedere queste cose a caldo, per cui vedremo. Poi la collaborazione tra le varie forze è su mille fronti, perché c'è il tema di come si gestisce le notti, c'è il tema che c'è la stazione centrale, ma c'è anche il boschetto della droga di Rogoredo, cioè ci sono tante operazioni che facciamo assieme, che vanno fatte insieme. Ecco, il mio tema è facciamole sempre insieme o comunque concordiamole sempre. Sindaco, il 20 maggio ci sarà questa manifestazione per i migranti a Milano, non è una grande contraddizione? La sua stessa maggioranza, la sinistra della sua maggioranza, è molto critica sull'operazione di ieri. Siete la giunta dei controlli fatti in quel modo con le operazioni spettacolari o quella della marcia dei migranti? No, il punto è, bisogna vedere la questione nella sua complessità. Per esempio, quello che noi oggi stiamo chiedendo alla questura, capendo le difficoltà della questura, è una maggior tempestività nelle verifiche delle richieste che i migranti fanno accettazione dello status di rifugiati. Di base, anche rispetto a San Martini, noi stiamo dicendo che voi potete stare a San Martini nella misura in cui chiedete in 7 giorni questo tipo di verifica. Certo è che se chiedo in 7 giorni e poi ci vogliono 2 o 3 mesi è un po' complesso. Allora, questa mia, soprattutto su questa cosa non voglio essere critico nei confronti della questura, perché tutti noi abbiamo dei limiti di risorse, ma dico che il problema va visto tutto assieme, perché se no non si riesce a dare questo senso della direzione. E la direzione di Milano è la direzione di regole, ma anche di solidarietà. Quindi, per esempio, sarà importante capire dall'operazione di ieri qual è il risultato, però ecco, permettetemi veramente di verificare quel questore. La marcia è confermatissima, io ci sarò, lo spirito è uno spirito che condivido, anzi lasciatemi dire, magari come sottolinea lei si può vedere una contraddizione, un paradosso, ecco, proprio perché magari si può vedere una contraddizione, spero in una marcia del 20 ancora più popolata e ancora più viva. L'assessore Rozza ha detto che il comune aveva chiesto una massiccia campagna di identificazioni. Massiccia campagna, insomma, sono termini che comunque rimandano a un blitz come quello di ieri. Sì, ma la massiccia campagna, io credo, non voglio interpretare il pensiero della Rozza, ce lo può interpretare da sola, ma credo che sia anche legata a quello che dicevo prima, cioè è importante dare la sensazione che noi sappiamo chi sono i migranti che ci sono a Milano. Tra l'altro, possiamo vedere il tema su Milano, ma credo vi sia chiaro a tutti che ormai quando i migranti arrivano in Sicilia o dove arrivano sono tutti censiti. Questa è la cosa che da cui bisogna ripartire, cioè è una favola che i migranti possono essere in giro e noi non si sa chi sono, per cui il vero tema è il loro diritto o meno rimanere sul nostro territorio, e sul tema dei diritti non si scherza, noi abbiamo il dovere di rispondere a chi fa una richiesta in tempi giusti e nel massimo appunto della tutela del diritto. Quindi lei applicherà il decreto Minniti, che non dovrebbe avere a che fare con quello che è accaduto ieri, però come sindaco lo applicherà? Il decreto Minniti è composto da ruoli a questura, prefettura e al sindaco. Proprio per questo è necessario rifletterci assieme. Speravo di incontrare Minniti quando è venuto a Sesto Giovanni, ma la sua agenda non l'ha permesso. Credo che in questo momento sia ancora più necessario rivederci. Grazie.